Ciao a tutti, bentornati sul canale del Bauscia Nero Blu, Sergio Sarruggeri. Oh, che bello farvi un video, ragazzi! Che bello! Quanto mi mancano i video quotidiani! Voi non potete neanche immaginare, sempre il solito problema, però, perché farvi video quotidiani quando le notizie sono veramente, allora, poche, e quando ci sono vengono smentite subito. Questo è un video che sarà medio, nel senso che non so se riuscirò a essere così breve e riassuntivo da convogliare tutto in pochi minuti. Iniziamo subito. Io voglio consigliarvi, ma vi chiedo un favore, per il semplice fatto che è una persona che a me mi ha aiutato molto all'inizio. Quando lavoravo in radio all'inizio, io gli ho chiesto 3 volte un favore e lui tutte e 3 le volte mi ha fatto questo grandissimo favore di venire ospite da me. Io sto parlando del papà di tutti di YouTube, e mi riferisco al maestro, come dice lui, al maestro, al maestro, al maestro, al maestro Donato Inglese. È una persona che io ho conosciuto solo telefonicamente ormai un bel po' di mesi fa, e si è sempre mostrato molto disponibile, educato e veramente molto simpatico, un interista vero. Lo conoscete tutti perché è stato forse il primo YouTuber interista sulla piattaforma. Quindi è il papà putativo, no? Di tutti noi YouTuber dell'Inter. Quindi vi chiedo di andare in descrizione e di iscrivervi al canale del maestro Donato Inglese. Perché vi dico questo? Anche per annunciarvi che lunedì prossimo sarà ospite nella mia trasmissione Il calcio nel tubo, trasmissione che conduco insieme all'amico Dario Calvi e all'amico Alex Restelli e insieme a tutti gli altri ospiti. Ricordiamo che lunedì ci sarà Diego Ligorio e appunto il maestro Donato Inglese. Quindi fatemi un favore, iscrivetevi al suo canale. Ecco, ve l'ho spiegato perché. Perché è importante che le persone che ti hanno aiutato, ecco, vengono un attimino da me menzionate, nel senso che ho sempre menzionato il mio grandissimo amico Fabio Bergomi, il mio amico Dario Calvi, Alex Restelli, Diego Ligorio. Non v'ho mai menzionato Donato Inglese. Quindi volevo dedicare a lui questo video, gli ho dedicato anche nel mio piccolo la copertina di inizio video perché mi sembrava giusto. Ecco, ho sempre ricordato tutti e non ho ricordato lui. Anche lui mi ha aiutato e anche lui è stato molto importante. Quindi in descrizione trovate il link del suo canale. Allora, ragazzi, adesso però il Bauscia si deve arrabbiare, si deve arrabbiare, si deve arrabbiare. Ma da una parte, guarda, mi fa anche piacere arrabbiarmi per il calcio, perché? Perché gli argomenti leggeri, sapete che a me aiutano, aiutano davanti. Però avete visto i giornali oggi? Ecco, i quotidiani sportivi oggi è meglio lasciarli stare, tutti quanti. Mi riferisco in particolar modo a uno e cioè, ma fatemi capire, ma che bello era quando io ero più giovane. La prima cosa che facevo era andare in edicola e prendere quel giornale, perché io dovevo assolutamente leggere tutti i giorni quel giornale. Adesso non è più così, non è più così perché? Perché è un giornale che a noi in particolar modo, non dico che ci odia, ma non ci può vedere. Perché? Perché non si può fare una prima pagina del genere dove si lascia comunque tanto spazio all'immaginazione. Mi riferisco e ringrazio l'amico Stefano, grazie Stefano, perché mi ha detto vai a vedere subito la prima pagina di quel giornale. Allora sono andato in edicola e sono andato a prendermelo. E era meglio che non la guardavo quella pagina, era meglio che non la guardavo, perché? Perché in prima pagina c'è scritto Inter pronta a riabbracciare Perisic e Nainggolan. Perché? Perché è un articolo che spiega come il mercato possa essere un mercato molto strano, perché? Perché le condizioni comunque del mercato saranno veramente al ribasso, con grandissime svalutazioni, come più volte nelle mie live abbiamo detto e nei miei video, anche se pochi che siano stati, abbiamo affrontato questo discorso, abbiamo detto anche questo, però attenzione. Sarà un mercato pieno di scambi, l'ha detto Branchini in un'intervista su quel giornale, tra l'altro molto bella, perché c'è anche da dire che quando mi piace qualcosa sono il primo a rimarcarla. E Branchini, che è non è solo un esperto, diciamo che è stato uno dei primi grandi procuratori sportivi, perché
prima con la boxe, poi col calcio, ha curato in prima persona l'affare Ronaldo, che è stato per noi italiani forse il primo grosso affare, con tanti belgi zero, un'operazione marketing fantastica. E per quanto riguarda la procura, l'aveva portata proprio in ballo lui. E Branchini ci ha fatto capire un attimino come sarà il mercato: sarà un mercato sì scoppiettante, ma un mercato pieno di scambi. Ecco perché vi parlo di Branchini, di un mercato pieno di scambi, proprio per dire la mia su questo titolo, no? Riabbracceremo Perisic e Nainggolan, ma no, signori, perché anche se sarà un mercato particolare, allora Perisic non rientra nei piani tecnici e Conte l'ha più volte detto e l'ha più volte provato, perché ricordiamoci che non è che l'ha bocciato a priori, l'ha portato con sé nella tournée che l'Inter ha fatto in Asia, e in questa tournée gli ha provato a fare tutta fascia. Ecco, Perisic non è in grado, anche se ha sempre avuto tanta corsa, di andare a fare il quinto di sinistra. Quindi è stato chiaro Conte, quindi è inutile scrivere queste cose. Perisic non tornerà mai più all'Inter con Conte come mister. Chiariamola. In più parliamo anche di Olic. Chi è Olic? Olic del Bayern Monaco, che ha parlato sempre molto bene di Perisic. Mi sono impapinato. Ha parlato sempre molto bene di Perisic. In più, non ha un costo trascendentale, ok? Non ha un costo trascendentale. Quindi per il Bayern Monaco spendere quei due soldini è l'ultimo dei problemi, è il riscatto più vicino alla realizzazione, quindi la cessione è a un passo. Perché scrivere queste cose? Perché Zhang non vuole svendere nessuno. L'operazione Perisic è stata avallata mesi fa, ok? Per quanto riguarda Nainggolan, allora, su Nainggolan i nostri cuori nerazzurri si spaccano per il semplice fatto che un ragionamento normale, no, può anche portarci a pensare: ma perché dobbiamo andare a prendere Vidal, che poi ne parleremo di Vidal, perché l'interista appassionatissimo come posso essere io e voi che mi ascoltate, i malati di Inter Vidal, è chiaro che non lo vogliono, non lo vedono di buon occhio, ma perché? Per il semplice fatto che vedere un ex Juve, ma non è l'ex Juve, vedere un personaggio come Vidal che verrebbe da noi con il tatuaggio della Juve. Ecco, questa è una cosa che proprio non sta né in cielo né in terra. Quindi il ragionamento è molto semplice: ma perché deve venire Vidal quando comunque abbiamo la proprietà di Nainggolan? E ai tanti tifosi, io nel mio piccolo rispondo sempre, tanti di voi che mi scrivono, per il semplice fatto che Nainggolan ha fatto una scelta, quella di non accettare i diktat, i regolamenti più che i diktat di Conte, e quindi sarà molto, ma molto difficile, se non impossibile, rivederlo da noi. Mettiamoci il cuore in pace, ricolleghiamoci al mercato scoppiettante pieno di scambi, come giustamente Branchini mesi fa ricordava su quel quotidiano. È per questo che Nainggolan verrà inserito quasi sicuramente in uno di questi scambi. Inserire i giocatori negli scambi non vuol dire deprezzare, signori cari, anzi, ricordiamo che ci sono società, di cui una di Torino, quella società Lasbia Dita di Torino, che tanto io non posso vedere, non riesco neanche a pronunciare il nome, che comunque, grazie a un mercato di scambi come quello che si prospetta, può inserire a bilancio cifre superiori a quelle che diversamente avrebbe dovuto inserire. Quindi, in un certo qual modo, grazie a questi scambi, salva un attimino la posizione, tale per cui doveva entro fine giugno di quest'anno rientrare di più di 140 milioni di euro di plusvalenza. Ok? Quindi, se per loro assolutamente non si menziona nessuno di questi motivi, come mai continuano a buttarci in prima pagina noi che abbiamo meno problemi economici di loro? E io non voglio sempre tirarli in ballo, però mi fa girare le scatole la cosa, perché per noi è proprio l'ultimo dei problemi. Perché?
perché non si va a deprezzare Nainggolan, anzi si fa plusvalenza inserendolo in uno scambio. E se ve lo dice il Bauscia, che vale meno di zero e ha un'intelligenza del normale padre di famiglia, come dice il nostro codice civile, non vedo come mai sempre ci dobbiamo fare tirare in mezzo da queste prime pagine apparentemente benevole per quanto riguarda la nostra Inter, ma in realtà è un articolo che va contro la nostra Inter. Perché è comunque un titolo che distorce la realtà. Perché non è che se noi gli inseriamo in uno scambio, gli andiamo a deprezzare. Ma di che cosa stiamo parlando, signori cari? Ecco, ci tenevo veramente tanto ad affrontare con voi questo discorso. Poi, rapidamente, un mio carissimo amico l'altro giorno, 4 giorni fa, mi ha mandato un WhatsApp. Ti ringrazio, sei veramente gentilissimo. Io non tratto il mercato, però. Ogni tanto quando mi dicono qualcosa, ve la dico a voi, io ho un grande amico che di mercato è un esperto, che è il signor Dario Calvi, quindi io vi invito tutti ad andare ad ascoltare Dario Calvi. Però comunque, nel mio piccolo, quando mi mandano questi messaggini, io ve lo dico poi, se vengono bene, se non vengono, pazienza. Mi è arrivato un nome, Adama Traoré, poi ieri facendo una live tanti di voi mi hanno detto «Sergio, ma cosa mi dici di Adama Traoré?» Io ti dico che è un giocatore del Wolf, che è un 1996, che gioca esterno di destra, può essere impegnato come quinto, è abbastanza duttile su quella fascia, ne parlano un gran bene, ne parlano un gran bene. È un giocatore che a me piacerebbe da matti. Mi è arrivato quel messaggio, stiamo a vedere come nome a destra. Mi piacerebbe veramente, ma veramente tanto, ma tanto, tanto, tanto. Poi, ultima cosa. Un'ultima notizia che continua a girare in questi giorni. Allora, abbiamo parlato più volte che il grande desiderio sarebbe stato Arthur, almeno così si percepiva, no, dalle notizie che arrivavano per quanto riguarda l'Inter, e che la linea su Lautaro, che ormai è più che una telenovela e ci ha rotto i santissimi, quindi che Lautaro decida, l'ho detto nel mio ultimo video. Lautaro dentro o fuori, datemi una deadline perché non se ne può più. Comunque, l'Inter, ho sempre ripetuto, o ci pagano la clausola, questa è la volontà dell'Inter, o le contropartite le facciamo noi. La contropartita più gradita sembrava essere Arthur, e poi cosa leggi? Leggi che Arthur addirittura ha un passo da quella squadra là di Torino, che gli darebbe Pjanic perché li comprano tutti quelli là, li comprano tutti loro, ok? A questo punto le cose sono due, cari ragazzi. Allora, o Arthur non rientrava assolutamente nei piani dell'Inter, e quindi è un nome che è venuto fuori dai vari giornali perché è pompato dai vari procuratori, ok? Dal suo procuratore, scusatemi. Perché questo è un caso, perché se dovesse finire là è perché Arthur non rientrava nei desideri dell'Inter, perché la priorità del mercato del Barcellona sembra essere, anzi è, Lautaro Martinez, ok? Perché è da 2 o 3 mesi che tutti i giorni lo schiaffano in Spagna, i giornali catalani soprattutto in prima pagina, e è proprio il vero obiettivo loro. A quel punto l'unico modo per arrivare è o pagare la clausola, e dubito fortemente che riescano ad arrivare a tutti quei soldini, perché sono tanti, o se no la seconda opzione è accontentare l'Inter con le contropartite. Quindi, se la priorità è Lautaro Martinez, Arthur non vedo come possa finire a quella squadra là di Torino. Dovesse finire a quella squadra là di Torino, è semplice, perché l'Inter non ha assolutamente fatto il nome di Arthur al Barcellona. Questo è per logica, non perché io sappia chissà che cosa o abbia chissà quale amicizia o conoscenza che mi dicono le cose. Assoluta, è logica, ragazzi, è logica. Non cadiamo nei tranelli. Dovesse finire da loro è perché non rientrava nei nostri piani, ma erano solo ed esclusivamente ipotesi pompate dal procuratore per fare in modo che i giornali lo inseriscono in trattative, lo inserivano in trattative che in realtà assolutamente non esistevano, ok? Quindi questo è per chiarire proprio tutto quanto. Basta, quindi si potrebbe parlare anche della ripresa, però adesso mi sembra una barzelletta perché le date continuano a ripetersi. Io continuo a dire nelle mie live, ragazzi, a Milano le condizioni per la ripresa non sembrano esserci, perché comunque gli ospedali sono ancora pieni, anche se i numeri sono migliori. Quindi
Non lo so, io a me piacerebbe rivedere il campionato, non vedo l'ora di vedere i miei ragazzi con queste fantastiche maglie, con questi fantastici colori entrare in campo. Però a oggi mi sembra molto, 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 ma molto difficile. Però, stiamo a vedere, è per quello che ho evitato di parlarvene in questo video. Ragazzi, io vi do appuntamento a oggi pomeriggio barra questa sera, tra poco alle 17:30, 17:40 al massimo. Ci sarà la consueta oretta col Bauscia. Ringrazio tutti perché siete fantastici, sempre presenti, sempre più numerosi. Mi fate anche delle belle donazioni, quindi grazie veramente di cuore. Quindi appuntamento a dopo. E mi raccomando, andate in descrizione e iscrivetevi al canale del maestro. Mi sembra strano che voi non siate ancora iscritti, però iscrivetevi perché è un grande interista e poi è una persona che mi ha aiutato molto. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Di Milano il simbolo regale, il biscione dell'internazionale. E non credete a tutte le cavolate che leggete o sentite. Ciao ragazzi, a dopo.